100 headlines making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptations making me stay under the night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by. Sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni vi dà il benvenuto all'episodio post Night of Champions da San Antonio in Texas, l'episodio numero 33 di Civilization, un episodio che insomma ci dirà molto sul futuro di Dodge, sul futuro dei vari campioni in vista ovviamente del grande evento del 30 agosto, WWEF SummerSlam, l'evento più caldo dell'estate. E insomma qui oggi si parte alla grande perché Edox Reyfor è tornato campione del mondo TWF e questa sera vorrà festeggiare insieme ai suoi fan, insieme al suo movimento. Ma nella main event, nell'evento principale della serata, ci sarà Dodger a festeggiare il suo trionfo contro Ernemor in quelli Night of Champions. Andiamo subito però sul ring con Edox Reyfor. Ed attenzione, si parte con il botto, come ho già detto, il campione del mondo TWF, il neo campione del mondo TWF, Edox Reyfor, Mr. Yes, è qui a San Antonio. Sentite fan a tutti per Edox Reyfor. Il best in the world, l'ex campione del mondo TWF, che d'altronde dopo tutto secondo il suo rematch close, beh, dovrà avere un'altra sfida contro Edox Reyfor per concludersi veramente battuto. Ora vedremo se insomma dovremo aspettare ancora un mese e mezzo fino a SummerSlam o se questa sera o settimana prossima avremo già il rematch finale tra i due. Edox Reyfor quasi se lo aspettava però, questa interferenza, questa interruzione di FMO. FMO
rivale quel titolo a tutti i costi. Wow, stasera addirittura. Ed attenzione, ci vuole qualcuno per chiarire la situazione. Questo qualcuno è JM Karma Crocs. Wow ragazzi, dunque sarà questa sera uno dei match principali di questa grande serata a San Antonio. Ernemor contro Reyfor, in palio il titolo del mondo TWF. Vediamo se oggi, anche quest'oggi, difenderà il titolo.
Digital Television, che ricordiamo viene difeso quasi ogni settimana, quasi perché per due volte non è stato difeso, però insomma ormai è quasi il 99% viene difeso, perciò ragazzi, grande sera la super attenzione, immediatamente tentativo di stretch blow applicato in corto, ma c'è blocco, no, a vuoto, incredibile il match, subito si anima sin dalle prime battute, ancora stretch blow, ancora colpo basso qui di Tompson, che lo va a prendere, se lo carica e poi follow extreme, schiacciata all'indietro, ma me l'ha fatto volare, mamma mia che potenza immane questo Michael Tompson, davvero l'irlandese dai muscoli d'acciaio, così potremo soprannominarlo. Però match subito dai grandi valori, subito grande grinta, prepotenza da parte di entrambi, qui corta con la testa dritto a terra spalla, lì fa malissimo, ha riuscito l'irlandese che va a segno poi con una botta incredibile, ma incredibile è dir poco, un braccio teso assurdo, poi ci riprova di nuovo Tompson, se lo immola per una gutbuster e vuole già chiudere dopo appena due minuti, nuovo vuoto, bravo corto, Data Will, sense them di Tompson, match incredibile, attenzione però alla testata, la tonica da parte di Corta, che poi viene lanciato alle spalle con una backwell drop, il match molto grintoso sin dalle prime battute, Tompson qui viene preso da Gana e Corta, contro il tavolo che è ancora ben apparecchiato, dovrebbe sparecchiare secondo me, invece Tompson lo va a colpire grintosamente da parte dell'altra, uppercut e poi a vuoto con la sua shoulder block, match abbastanza equilibrato anche se Tompson, attenzione, mamma mia ragazzi, l'ha fatto collassare contro il tavolo che si rompe in mille pezzi, incredibile ragazzi, e poi mamma mia Tompson, che recupero, che tempo di recupero assurdo, che match ragazzi, magari durerà poco però che questo con Gana e Corta, un altro grande match, attenzione l'headbutt d'incontro, questa fa malissimo, il tenere di sollevamento niente da fare, Tompson quando era a segno con mezzo slam, sì, Irish slam, 1, 2, no, Tompson c'è, attenzione pro kick, questa l'ha sentita anche lui e qua va a casa, 1, 2, no, non c'è 3, incredibile Gana e Corta, grande resistenza la sua, davvero grande resistenza, attenzione, no, fermati Garnet, 1 DDT sullo spigolo lì del ring, che legnata, e che Gana e Corta può esultare perché gli ha fatto dannatamente male, gli ha aperto un varco sulla fronte, attenzione, che forza questo Tompson, un match violentissimo, durerà poco, 4-5-6 minuti, però ragazzi, un match violentissimo, attenzione, Spinebuster Slam del guerriero irlandese che torna sul ring e si accontenterebbe anche una vittoria, attenzione, siamo a 7, rete ring corta, ma c'è Tompson, no, che lo prende e mi sfodera un braccio teso devastante, pronto alla chiusura, pronto all'Irish Slam, no, lo gira, ha tentato l'Emerald Fusion stavolta, la fusione dello smeraldo irlandese, e invece niente da fare, Corta l'ha bloccato e poi lo mette giù, mamma mia che legnata ragazzi, che legnata, match però gli sgoccioli, ma c'è la sgoccioli, pro kick, non ci credo, lo va a chiudere, 1, 2 e 3, Michael Tompson davvero strepitoso, amazing come direbbero gli americani, davvero un gran match che è durato 4 minuti, sì, ma guardate che match, tutti i momenti salienti impressionanti, Michael Tompson resta campione, ma con qualche difficoltà,
match più la Civilization. A tra poco il prossimo match vedrà FMO contro il Taxrefa in palio il titolo del mondo TWF. Restate con noi. Attenzione, c'è qualcuno che arriva addirittura in limousine, e questo qualcuno lo vedo dal berretto. È Lester Barkley, colui che è uscito sconfitto dal suo match contro Clark Hammett in quel di Naty Champions.